Ciao Davsim, caso Antonio Conte, ne parliamo con tutta la delicatezza e l'equilibrio del mondo perché è una questione molto delicata, non si sta qui a fare ironia, non si sta qui a fare sarcasmo, non si sta qui a ridere in ogni caso, perché è un episodio sicuramente grave che dovrebbe provocare preoccupazione in ognuno di noi. Dovremmo essere tutti preoccupati nel momento in cui un allenatore, un giocatore, una squadra di calcio, un dirigente, chiunque faccia parte del mondo del calcio, ma anche dello sport, riceve diciamo, è destinatario di un atto minatorio come questo, riceve una minaccia qualificata, una minaccia aggravata come questa, cioè la busta con un messaggio, in un italiano sgrammaticato, si legge sui giornali, ovviamente. Probabilmente scritta in maniera da non essere, diciamo, riconducibile la grafia a nessuno, con dentro anche un proiettile. Quindi busta con proiettile, il più classico dei gesti di minaccia, il più classico, la più classica delle minacce anonime che si ricevono da sempre, purtroppo, nella nostra società, con spesso destinatari uomini politici o personaggi comunque pubblici di grande rilievo. E appunto, se una cosa del genere va a finire nel calcio, entra sul campo da gioco, entra nel territorio, nel terreno, anzi, del calcio, dobbiamo essere tutti preoccupati, perché significa che effettivamente, come qualche giornale ha enfatizzato, Antonio Conte, quando è tornato in Italia quest'estate e nelle sue prime conferenze stampa ha spiegato come ha trovato un clima peggiore, peggiorato, una situazione a livello di tifo peggiorata rispetto a qualche anno fa, aveva ragione. Bisogna dar ragione ad Antonio Conte quando ha sottolineato questo, perché obiettivamente, ce ne rendiamo conto forse tutti i giorni, non per le lettere minatorie, non per i proiettili, ma per quello che leggiamo sui social, che diciamo è un qualcosa che ha a che fare in generale con i social, che ha a che fare con i social per quanto riguarda la società, la cultura, la politica soprattutto. Sono tante le vicende sotto gli occhi di tutti, di cui si parla, di persone vittime, degli haters, di questo linciaggio mediatico continuo, ma che questa cosa è presente anche nel calcio. Siamo al cospetto degli haters in ogni momento, in ogni situazione, qualunque cosa si faccia. E il compito di tutti, anche il mio, anche il mio, anche quello di persone che come me hanno un seguito, un pubblico che sia piccolo o grande, è quello di stimolare a fare cose completamente diverse, a prendere una strada completamente opposta a tutto ciò. Perché la deriva è forse già iniziata, è già in corso una deriva, una delle possibili derive, nel mondo del calcio, ma si può sempre andare peggio, purtroppo, e quindi bisogna stare molto attenti. Ovviamente la responsabilità di certe situazioni, di certo risentimento, di certo odio, è di chi ha il massimo pubblico, non di chi ne ha poco, e quindi, insomma, giornali, media devono sempre fare molta attenzione a quello che dicono, a come lo dicono, all'obiettivo, ai destinatari, delle cose che vanno a dire, perché poi ci sono purtroppo persone che non hanno gli strumenti intellettivi per distinguere, per capire, e si verificano queste cose. Ovviamente io non sto dicendo che se è arrivato un proiettile a Conte o all'Inter, lo vediamo tra un attimo, è colpa dei giornali, non lo sto dicendo, non lo sto neanche pensando, però sicuramente in generale, se il clima di odio si sta inasprendendo, la responsabilità senz'altro al di sopra rispetto ad altre componenti è di chi ha voce in capitolo in maniera significativa e può veicolare un messaggio a masse più vaste, ad un pubblico più ampio, che poi deve però essere in grado di recepire il messaggio positivo. Quindi questa è la doverosa premessa da fare nel momento in cui noi leggiamo una cosa del genere. Cioè non esiste, per farla breve, non esiste che siccome io tifo per la Juventus e potrei avere il dente avvelenato nei confronti di Antonio Conte, oltre che percepire fortemente la rivalità nei confronti dell'Inter, devo sghignazzare o sorridere così tra me e me all'idea che è arrivato un proiettile o una minaccia, qualunque essa sia, proprio nei confronti di Antonio Conte e dell'Inter. Non esiste, non esiste. Sono questi sentimenti e risentimenti bassi, beceri, da cui rifuggire assolutamente. Così come non esiste che da parte dei tifosi dell'Inter ci sia una qualsiasi ricostruzione astratta, teorica della vicenda, imputando qualche responsabilità agli juventini e alla Juventus. Neanche questo esiste, anche questo è risentimento basso e becero. Quindi
In questa situazione non sono juventino, non sei interista, non siamo juventini, non siete interisti, non siamo tifosi, siamo cittadini italiani e del mondo, in questo caso, che osservano e discutono di una situazione degenerata e che forse sta ancora degenerando. Togliendo quindi tutti i vessilli e tutte le bandiere. Ma che cosa è successo nello specifico? Perché poi un siparietto simpatico si è venuto a creare, simpatico per modo di dire, che ci dà la misura di che cosa? Di come con i social si è cambiato tutto, perché senza social quello che è successo tra le righe di questa vicenda non sarebbe successo. Anni fa non sarebbe assolutamente successo, avremmo assistito ad una vicenda molto più lineare, molto più semplice, e cioè arriva praticamente questo proiettile, arriva questa minaccia, tra l'altro il 14, è successo il 14 novembre, se ne è parlato ieri, 16 è uscita la notizia, chiaramente non nell'immediatezza perché essendo una cosa molto delicata non è trapelata subito, dopodiché si dà la notizia e basta, e finisce lì, e quello che dice il giornale, qualunque esso sia, quello che dice la testata giornalistica è verità, perché l'ha scritto la testata giornalistica. Può magari intervenire la società di calcio a fare una precisazione, ma nulla di più. Qui invece la società di calcio, l'Inter, ha dovuto ristabilire la verità forzatamente e in maniera abbastanza significativa, cioè è dovuto intervenire seriamente per chiarire, perché nel frattempo c'era stato l'intervento della moglie di Antonio Conte sui social. La moglie di Antonio Conte su Facebook, Elisabetta Muscarello, che aveva scritto: e comunque la storia del proiettile è una bufala. Questo per dire che in Italia a livello di comunicazione siamo messi male, della serie mi alzo, invento e scrivo, e cioè senza mai pensare alle conseguenze. Questo più o meno era il tenore del messaggio. Perché la moglie di Antonio Conte ha scritto questo? Perché ha sbagliato, fondamentalmente ha chiaramente sbagliato a scrivere questo. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook in un post riservato solo agli amici, ma lo sai bene che tra i tuoi amici ci può essere o qualcuno che comunque conosci ma che sfrutta questa conoscenza per fare uno screenshot e mandarlo poi e mettere, diciamo, e pubblicarlo, o qualcuno che è tuo amico appositamente per controllare cosa scrivi. Quindi questo per dire, appunto, l'elemento dei social che va a disturbare tutto il racconto, tutta la narrazione e tutto lo svolgersi della vicenda. Perché se non ci fossero stati social e se la moglie di Conte l'avesse utilizzato in questo caso bene e non in maniera così avventata, si sarebbe evitato un possibile attrito diplomatico, tra virgolette, perché la notizia è stata data inizialmente da Corriere della Sera, che ha detto: è arrivata una busta con un proiettile ad Antonio Conte, indirizzata ad Antonio Conte, attivata la vigilanza dinamica, cioè il più basso livello di tutela da parte delle forze dell'ordine, nello specifico dei carabinieri, e cioè passare con la pattuglia più di frequente vicino a casa di Conte e vicino alla sede dell'Inter, e basta. In realtà poi si è venuto a sapere perché l'Inter ha emesso, dopo il post della moglie di Conte, questo comunicato precisando che in realtà la lettera è arrivata alla redazione, scusate, ma alla redazione, sì, alla sede dell'Inter, alla sede della società Inter e non a casa di Antonio Conte. Pare che ci fossero comunque anche dei riferimenti impliciti o espliciti ad Antonio Conte nella lettera e nella minaccia, ma per questo non è stato Conte, dice l'Inter, ad andare a fare direttamente la denuncia. Pertanto, quando poi nella mattinata di ieri, in effetti, Conte è stato anche visto, è stato seguito dai giornalisti, inevitabilmente vista la notizia, mentre si recava al campo d'allenamento, pare che fosse molto sorpreso, perché per primo lui non sapeva nulla. Allora, perché la moglie ha scritto questo? Perché ha letto su Corriere della Sera busta con proiettile a Conte. Beh, ci può pure stare. Tu dici: ma qui a casa non è arrivato nulla, avrà parlato con il marito e le avrà detto sicuramente: guarda, no, effettivamente non mi risulta, non è arrivato nulla, e quindi si è sfogata definendo la cosa una bufala, che bufala però non era. E ripeto, può creare una questione diplomatica, perché poi si viene a sapere che in realtà è stata comunque la società Inter a rivelare, andando a denunciare alle autorità
come giustamente si doveva fare e come da prassi ha detto la società Inter, e allora è un po' come se la moglie di Conte, ex post, avesse sbugiardato la stessa Inter. In realtà poi non è così, però capite che diciamo, la situazione ha assunto delle tinte anche un po' così, in qualche maniera divertenti, perché sembra che si stessero poi colpendo tra di loro, incolpando tra di loro e sbugiardando vicendevolmente. In realtà non è andata così perché, ripeto, è una cosa seria quella che è accaduta. Naturalmente adesso bisognerà fare delle indagini, stanno facendo le indagini penali, con tutto quello che c'è da fare per provare a capire la provenienza di questa lettera, che mi permetto di dire, magari fosse arrivato ad una persona, ad una società, a qualcuno meno in vista, probabilmente sarebbe stato anche più difficile arrivare agli autori e ai responsabili. Io spero che si arrivi a prendere comunque chi è stato, chiunque sia e qualunque siano le motivazioni, che per il momento, e ripeto, non è possibile andare a definire, non è possibile dire che sia stato uno piuttosto che un altro, una fazione piuttosto che un'altra. Può essere tranquillamente, come qualcuno ha scritto, un mitomane, cioè semplicemente un pazzo che ha preso e ha mandato questo proiettile senza una vera ragione, così, soltanto per proprio desiderio di appagamento, perché ci sono purtroppo persone che non stanno bene con la testa, ed è magari semplicemente, tra virgolette, questo e niente altro. Le indagini, ripeto, spero che vadano nella direzione giusta, che riescano a trovare il responsabile e a punirlo come per legge, senza eccessi di nessun tipo, però vedremo se effettivamente si riuscirà, perché non sempre ovviamente è facile, ci sono tanti casi irrisolti con questi episodi qui, perché ovviamente c'è l'anonimato e l'anonimato non è sempre facile da scardinare. L'unica cosa che va fatta nell'immediato e che secondo me è accettabile da parte di chiunque è indignarsi, è rammaricarsi, perché è una cosa orribile quella che è successa a chiunque fosse successa. Questo è come la penso, ditemi naturalmente la vostra nei commenti, vi ringrazio per la vostra attenzione, mettete like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per tutti i prossimi video se non l'avete ancora fatto, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!